Messaggi tra adolescenti si confondono con immagini pedopornografiche. 159 gruppi chat individuati dalla polizia postale. Scambio di foto e video che ritraggono bambini, anche piccolissimi. Le immagini correvano da una parte all'altra del mondo grazie a internet. Infine il velo che si squarcia su alcune chat gestite da 7 ragazzini tra i 13 e i 15 anni. Violenze, abusi, crudeltà. Immagini e video pedopornografici. Questi i contenuti emersi da centinaia di chat, grazie alle ultime inchieste della Polizia Postale. Operazione Ontario, Operazione Luna Park e poi Poison, che ha svelato come a scambiarsi contenuti raccapriccianti fossero addirittura dei ragazzini. Un trend, quello descritto dagli inquirenti, che sposta l'attenzione dai meandri più reconditi del web verso il mondo della messaggistica istantanea, accessibile a tutti. WhatsApp, Messenger, Instagram e Telegram, che i ragazzi conoscono meglio di chiunque altro. Telegram da quant'è che lo usi? Da un paio d'anni, quando è diventato virale tra tutti. Simone è un ragazzino, vive a Milano. Ha chiesto di parlare con noi senza essere riconosciuto. Come molti coetanei, ha ricevuto uno smartphone ad appena 10 anni. È lui a spiegarci come funziona Telegram, applicazione simile a WhatsApp che dovrebbe garantire l'assoluta segretezza. Qui si trovano gruppi cui utenti scambiano contenuti che altrove verrebbero censurati. Pestaggi, stupri, orrori di ogni genere. Alcuni miei amici mi hanno mandato dei link di questi gruppi, quindi ne sono entrato per vedere e ne sono uscito perché immagini molto forti. Violenza, droga, sesso, questo e molto altro è quello che possono trovare nel deep web, ma anche nelle chat di Telegram o WhatsApp, non solo gli adulti ma anche i minori, minori nella rete. Questo è il titolo dell'inchiesta firmata da Maria Elena Scandagliato e Raffaella Cosentino, che è andata in onda venerdì scorso su RaiNews 24 e che potete trovare però anche su RaiPlay. Questa sera a Spot Live riprendiamo il filo di quel discorso per capire ancora meglio una realtà spesso invisibile ma che è bene conoscere perché potrebbe arrivare fino a noi, fino ai nostri figli. E lo facciamo con diversi ospiti in studio e non solo, a partire da Raffaella Cosentino, che è una delle due autrici dell'inchiesta, appunto, che è andata in onda venerdì scorso, ma in studio con noi c'è anche Eva Claudia Cosentino, direttrice del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online del servizio della Polizia Postale, e Brunella Greco, Save the Children, esperta di violenza online. Buonasera. Benvenuta. Collegata con noi da Milano, Anna Garavini, una delle fondatrici del progetto Aspettandolo Smartphone. Benvenuta. Grazie, buonasera. Ecco, allora, diciamo, questa sera vogliamo riprendere il filo di quel discorso, lo facciamo innanzitutto partendo da te, Raffaella, perché voi avete indagato un fenomeno virtuale che in realtà è molto reale, anche molto pericoloso, soprattutto per i più giovani, per i minori. Allora, quanto è diffuso questo fenomeno? Sì, potremmo dire che è molto diffuso, ma soprattutto le potenzialità di diffusione vanno viste, perché parliamo di un fenomeno di veri e propri abusi online che poi possono anche trasferirsi sul mondo reale, che avviene attraverso la messaggistica istantanea, e quindi parliamo anche delle chat, soprattutto la messaggistica criptata, che consente sostanzialmente la diffusione di queste chat degli orrori. Lo abbiamo scoperto seguendo un'indagine della Polizia Postale, l'indagine Poison, che appunto ha svelato l'esistenza di una chat degli orrori diffusa in tutta Italia. C'erano 700 iscritti, 700 tutti minori tra i 13 e i 15 anni da tutta Italia, 7 minori che poi sono stati denunciati, 85.000 i messaggi scambiati in questa chat. Di che messaggi si trattava? Di immagini di atrocità, di violenze, violenze su esseri umani, anche su bambini, violenze su animali, immagini pedopornografiche, quindi sicuramente un fenomeno allarmante, e negli ultimi 2 anni ci sono state diverse indagini di questo tipo della Polizia Postale, quindi non stiamo parlando di un adescamento online degli adulti sui minori, ma proprio di chat condivise tra i minori, quindi un fenomeno che può portare poi appunto anche a situazioni di estorsioni, sempre appunto tra minori, come è stato nel caso di Poison, e poi da lì è partita l'indagine.
Allora, e poi c'è anche il deep web o dark web, parleremo anche di quello tra poco. Eva Cosentino, ci sono molte inchieste della polizia postale, una di queste è Poison, appunto, che ha scoperto questa chat a cui partecipavano centinaia di ragazzini tra i 13 e i 15 anni che scambiavano materiale pedopornografico. È un fenomeno, lo chiedo anche a lei, in crescita in Italia? Ha consentito di accendere i riflettori su un fenomeno che è sempre più diffuso purtroppo. Quindi gruppi di ragazzini che sui social si scambiano immagini veramente terribili, ma la cosa sorprendente è che invece di esserne scandalizzati, indignati, ci ridono sopra, le condividono, quasi in una gara a chi è più coraggioso a pubblicarle, a mostrarle e ad avere reazioni di un certo tipo, anzi delle non reazioni appunto, e quindi li porta a diffonderle ulteriormente. Per esempio su Telegram, visto che stiamo parlando di chat, ricordiamo che questo materiale si può trovare non solo su Telegram ma anche su WhatsApp, però su Telegram in particolare si può accedere a contenuti che altrove sarebbero censurati. Com'è possibile questo? È possibile in quanto la piattaforma utilizza ma in realtà anche WhatsApp utilizza un sistema criptato, quindi di comunicazione end-to-end, per cui non è possibile, il social stesso non riesce a vedere i contenuti di quello che viene scambiato al suo interno. E sono tecnologie molto sofisticate, chiaramente. C'è un pericolo anche ulteriore, non solo lo scambio di materiale, per esempio, pedopornografico, ma anche la produzione di materiale pedopornografico, quindi l'induzione a produrlo e a scambiarlo in queste chat. Infatti il rischio poi di partecipare a queste chat è proprio questo, che diventano ordinarie, normali, l'esposizione a contenuti che in realtà di fatto sono terribili, e quindi si abbassa un po' la soglia di alert, diciamo così, di questi ragazzi che sono sempre più propensi e quindi sempre più esposti al rischio di acconsentire a eventuali richieste di materiale intimo dallo sfondo sessuale. Brunella Greco, quali sono i rischi nel partecipare a queste chat a livello anche psicologico? Uno di questi, per esempio, è la desensibilizzazione. Ce ne parlava anche Eva Cosentino, spiegando che i ragazzini sono sempre meno sensibili verso immagini sempre più forti. Sì, il rischio di partecipare a queste forme di in realtà di comportamenti di gruppo, perché nelle chat si mettono in atto proprio quelle che sono delle dinamiche tipiche anche dell'adolescenza, del gruppo dei pari, quindi c'è il tema della sfida, della challenge, dell'essere all'altezza, di voler essere parte di un gruppo, di dimostrarsi più forte o in grado di sostenere alcune immagini, e questo meccanismo è da un lato diciamo abbastanza noto, però rispetto a queste immagini e a questi contenuti, anche la richiesta di produrre contenuti può creare questo effetto di desensibilizzazione cognitiva, cioè la reazione emotiva diventa sempre meno forte man mano che si viene esposti, e sempre più da giovani ovviamente, a delle forme crudeli, delle immagini o dei contenuti crudeli o scabrosi, eccetera. Ovviamente questo è un effetto deleterio che va fermato e che comunque negli ambienti digitali riguarda un po' la capacità di leggere il contesto in cui si è, cioè la capacità di esercitare un pensiero critico rispetto al fatto che siamo online ma che quella cosa ci riguarda lo stesso. È come se si mettesse in atto una specie di meccanismo che viene chiamato di disimpegno morale. Si ha l'impressione che quella cosa non mi riguarda, perché non è fisicamente nella mia vita, non la sto esercitando fisicamente in quel momento. E quindi anche quella sensazione di come se ci fosse una distanza di sicurezza. Sono al sicuro e questa cosa mi riguarda fino a un certo punto. Sono tutte competenze che i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze devono in qualche modo saper applicare e quindi sviluppare, essere accompagnati a svilupparli quando si trovano negli ambienti digitali e esprimono le loro relazioni online. Eva Cosentino, qual è la reazione dei ragazzini
quando ci sono delle inchieste e comunque insomma, emerge questa realtà? C'è la consapevolezza oppure no, come ci ricordava Brunella Greco, di quello che si sta compiendo? No, nella maggior parte dei casi no, è quello proprio la, questo è il problema nel problema. Sì, il rischio, sì. E qual è la reazione? La reazione è quasi indifferenza, un po' come quella nel vedere questo tipo di contenuti. Però poi piano piano emerge la consapevolezza, cioè è necessario quindi anche un percorso successivo, no? Sicuramente è fondamentale, anche di supporto alle famiglie che si trovano comunque a gestire situazioni molto spiacevoli. Nel caso dell'operazione Poison sono stati attivati i servizi sociali proprio per il disvalore culturale ed educativo che è stato rilevato, e chiaramente non è piacevole questo per i familiari ed i genitori e anche eventuali fratelli o sorelle che vivono. Purtroppo il fenomeno dello scambio di materiale pedopornografico riguarda gli adulti, ma come abbiamo visto anche i ragazzini e i minori, e c'è anche la presenza di adulti in chat frequentate anche da ragazzini, dunque delle chat miste, diciamo così. A volte sì, si può verificare questo, e spesso gli adulti si infiltrano in questo tipo di chat, esatto, proprio poi per iniziare un percorso di adescamento e per indurre questi ragazzi a autoprodurre materiale intimo da ottenere, da avere in qualche modo. Questo è uno dei rischi, no? Il materiale pedopornografico, dunque scambio e anche produzione, però sul deep web e anche nelle chat c'è anche scambio di violenza e di droga. Per esempio sono molto utilizzate le chat anche per questo, per la vendita di droga con il pagamento in bitcoin, è così? Sì, può spiegare come funziona? Sì, nel dark ci sono proprio dei portafogli elettronici come il bitcoin. Questo per quanto riguarda il deep web, ne parleremo tra pochissimo, ma anche nelle chat. Sì, nelle chat in chiaro intendiamo i social, le piattaforme di messaggio. Esatto, c'è questo fenomeno della vendita di droga? Non l'abbiamo rilevato finora. E più nel deep web, è così? Sì. Ecco, e allora a proposito di deep web, vediamo come funziona. Tu mi hai raccontato anche che è possibile entrare nel deep web. Sì. Cioè ci sono, come funziona, ecco? In maniera molto facile tu scarichi un programma. Questo software si chiama Tor, ti permette di navigare su internet in maniera anonima e sicura. Completamente, non risaliranno a te. È impossibile che risalgano al mio telefono o alla mia connessione. I miei amici generalmente lo usano per andare nel dark web. Su questo dark web si possono trovare di tutto, dalle pistole ai video pedopornografici, alla droga, a organi o video di stupri e quant'altro. Ecco, quello che abbiamo visto è un ulteriore estratto dell'inchiesta minori nella rete di Maria Elena Scandagliato. Raffaella Cosentino, ma si trova quindi proprio tutto nel deep web o dark web? Noi siamo arrivati a parlarne proprio dalla testimonianza di questo ragazzo, nel momento in cui, partendo appunto dalle chat degli orrori, invece intervistando Simone, questo ragazzo, abbiamo capito che invece è anche abbastanza comune da giovanissimi scaricarsi semplicemente un'app, un browser e entrare nel dark web, probabilmente spinti dalla curiosità, ma anche da questo meccanismo di cui parlavamo poco fa, della sfida, no? Del challenge, quindi di chi come dire, riesce a fare la cosa più pericolosa, più illegale online, che vista appunto la giovane età rischia proprio, come dicevamo, di portare a una deresponsabilizzazione. Lì anche entra in gioco proprio il ruolo dei genitori. Simone ci ha mostrato che appunto entrando nel dark web è facile trovare droghe, ma anche appunto tutta un'altra serie di servizi illegali, quindi diciamo che ci siamo allargate poi a questo problema del deep web proprio dalla testimonianza diretta di questo ragazzo. Sarebbe interessante capire quali sono poi i traumi che questi ragazzi subiscono da questo tipo di comportamenti, che non è solo avere per le mani per ore il telefonino, non è solo la dipendenza dallo smartphone, stiamo parlando di un livello ulteriore. Per i propri
traumi. Dottoressa Cosentino, parlavamo prima appunto della vendita di droga e del pagamento tramite Bitcoin. Questo è quello che può avvenire nel Deep Web? Non soltanto la vendita di droga, vengono anche commissionati omicidi nel deep web con delle tariffe specifiche per il tipo di target che si intende eliminare, ma vengono anche venduti e acquistati purtroppo anche documenti falsi, carte di credito false, l'inimmaginabile. E ci sono sempre più minori che comunque navigano nel dark web grazie a questo browser Tor? Sì, è accessibile da chiunque, quindi anche minori incuriositi, la curiosità è propria della loro età. Quindi, E poi il Deep Web è un po' una gola profonda che inghiotte di tutto, c'è un server, no, che si chiama Bibbia, mi pare che sia emerso da una di queste inchieste dove si possono trovare foto rubate dai profili di minori che utilizzano. Sulla Bibbia abbiamo svolto qualche indagine, però materiale pedopornografico era veramente residuale rispetto ad altro tipo di e che materiale si trovava? Ma era prevalentemente frutto di revenge porn, quindi immagini comunque intime ma di donne adulte. Fatte circolare, sì. Però soprattutto a un livello più adulto. Ci ricordava Raffaella Cosentino, mi rivolgo a Brunella Greco di Save the Children, che il pericolo non è solo quello della desensibilizzazione, ma sono dei veri e propri traumi con cui si devono confrontare i ragazzini esposti a immagini violente di sesso a cui non dovrebbero avere accesso. Beh, immaginiamo che in queste chat ci siano tanti ragazzi e ragazze diversi, quindi che ci siano anche magari dei ragazzi e delle ragazze che rispetto all'accesso a questi contenuti hanno immediatamente una reazione molto forte e vengono esposti a dei contenuti da cui a volte magari non riescono a sottrarsi. E poi c'è comunque il tema di appunto accompagnare alla consapevolezza coloro che in qualche modo hanno superato la soglia della reazione dell'attività emotiva e che quindi cominciano a considerare normale poter fruire o divertirsi anche attraverso questi contenuti. Ovviamente più che di trauma, qui cerchiamo di parlare dello stato di consapevolezza appunto in cui si trovano i ragazzi e le ragazze e cercare di capire appunto che cosa in quel momento li ha portati ad essere o vittima, perché poi li dobbiamo leggere anche da questo punto di vista, perché sono ragazzi e ragazze, quindi sono a tempo stesso a volte autori e autrici, ma sono anche vittime di questo di questa esposizione, anche di questo gioco, certo, in cui sono ingabbiati. Un gioco perverso, diciamo, no? In cui tutti vengono coinvolti sotto diversi aspetti. Io volevo coinvolgere invece Anna Gravini da Milano, grazie per l'attesa, che appunto l'ho presentata come una delle fondatrici del progetto Aspettando lo Smartphone, ne parleremo tra poco, però visto che parliamo di Deep Web, ovviamente il pericolo corre anche sul web, dunque utilizzando il computer. Lei crede che servano delle regole anche per l'utilizzo dei computer? Sì, certo, la consapevolezza e il fatto che i genitori debbano accompagnare il minore in tutte le esplorazioni digitali è proprio una base. Noi parliamo di smartphone perché all'atto pratico è il device che al momento per diffusione e portabilità consente un accesso alla rete potenzialmente illimitato, ma certamente l'attenzione deve essere alta anche degli altri device tecnologici, certo. Allora, però parliamo più dettagliatamente dei cellulari, perché appunto il rischio corre sul web, ma anche, come abbiamo visto abbondantemente, sugli schermi dei cellulari che sono ormai parte integrante della vita degli adolescenti. Allora, vediamo un altro piccolo estratto dell'inchiesta a minori nella rete. Quante ore al giorno più o meno passi sul cellulare? Ma credo più o meno 3. Sulle 5-6 ore. 7 ore e mezza. Tante. Principalmente guardo video su YouTube, che di fatto ha sostituito la TV. Adesso principalmente perdo le mie ore su TikTok, perché è davvero una dipendenza. Percepisci di essere un po' distratta magari mentre studi, che ne so, stai lì, c'è il telefono vicino. Sì, assolutamente, anzi quando, ma lo noto semplicemente in realtà a scuola, mi arriva un messaggio al telefono sul banco, anche solo per guardare l'orario, appena si accende lo schermo, proprio come la mia, cioè
Il mio cervello appena vede la lucina dello schermo subito guarda la notifica. Io alla prima notifica che arriva sono lì a guardare. E dunque un modo per affrontare questo fenomeno, questo rischio, è quello di ritardare il momento in cui i figli iniziano a utilizzare il cellulare. E questa è la strada scelta, lo abbiamo anticipato poco fa, da Anna Garavini, che è una delle fondatrici del progetto Aspettando lo Smartphone. Allora, in che cosa consiste questo progetto? Si tratta di un percorso per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza digitale, in cui ci siamo immaginati di poter ritagliare un tempo educativo per noi genitori e per i nostri figli, da riempire con delle occasioni di approfondimento e di confronto tra genitori su questa tematica. Quindi posticipare l'arrivo dello smartphone per arrivare a questo momento della consegna in maniera più consapevole. Mi colpisce sempre molto, anch'io avevo sentito in relazione a questa inchiesta Poison, che questi ragazzini non sono consapevoli di quello che effettivamente stanno facendo, e questa è una cosa molto grave a cui bisogna porre rimedio. Certo. Sicuramente a livello più ampio. E quindi concretamente come funziona il progetto, diciamo così, nella vita dei ragazzini? No, nella vita dei ragazzini non arriva, nel senso che se le famiglie si mettono insieme e decidono di fare rete e di posticipare, l'impatto che si ha sui ragazzini è semplicemente quello di non farli trovare unici a non avere il cellulare nella loro cerchia di amici. Da che età viene ritardato l'inizio dell'uso del cellulare? Almeno all'inizio della terza media. Ok, mentre normalmente insomma inizia qualche anno prima. Normalmente di solito la prima media, quindi il passaggio dalle, quando va bene, perché a volte sì, arriva anche con la comunione in quarta elementare, ma quando va bene arriva proprio nel passaggio tra la quinta elementare e la prima. La scuola primaria, esatto, e la scuola media. E come reagiscono i ragazzini? Si sentono esclusi rispetto ai loro compagni? Allora, c'è ovviamente un coinvolgimento, è fondamentale coinvolgerli in questa decisione, parlandone, facendo parte anche loro di quelli che sono i pericoli, quindi condividendo appunto quelli che sono i fatti di cronaca, i problemi in cui i ragazzini così giovani possono incorrere senza essere stati adeguatamente formati. Poi è chiaro che loro insomma lo aspettano, come il progetto coglie proprio questa attesa, però la mia esperienza diretta è che poi insomma si ingegnano per far passare la relazione attraverso Brunella Greco, Save the Children invece ha pubblicato proprio un manuale, no, per il corretto utilizzo dello smartphone. Lei è d'accordo con questa strada, quella di ritardare l'inizio dell'utilizzo del cellulare? Allora, noi siamo d'accordo che i genitori possano esercitare appunto un'alleanza educativa e compiere delle scelte insieme ai propri figli e figlie sull'uso del cellulare e in generale sull'accesso agli ambienti digitali. Il fatto che ne parlino e che si parli appunto di un percorso di accompagnamento che poi sfocerà, immagino, nell'autonomia dell'uso dei dispositivi, ovviamente è la strada giusta. Se ritardare o anticipare, questa è una scelta appunto che spetta ai genitori e soprattutto alla comunità educante che in qualche modo si relaziona con i figli e le figlie, i ragazzi e le ragazze. Sicuramente è fondamentale lavorare affinché i ragazzi, le ragazze, i bambini, le bambine, anche le più piccole, i più piccoli possano utilizzare e conoscere quegli ambienti digitali che sono fatti per loro. Allora, se ci si può iscrivere a un social network solo a partire dai 13 anni con il consenso dei genitori e autonomamente solo a partire dai 14 anni, è possibile attraverso vari dispositivi, PC, tablet, eccetera, accedere ad ambienti digitali che sono fatti per la loro età, con i profili kid, profili teen, o penso anche alla scuola, alle classroom, a tutti gli ambienti della DAD, della scuola della didattica a distanza. Quindi c'è un accompagnamento a sviluppare quelle competenze digitali che ovviamente va anticipato. Professor Cosentino, siamo in chiusura, un'ultima domanda: quanto è importante informare anche per prevenire?
È fondamentale. Prima abbiamo visto l'aspetto repressivo del nostro lavoro, ma sì, la prevenzione proprio per evitare, per prevenire che i ragazzi si possano trovare in queste situazioni rischiose e spiacevoli. Noi siamo attivi quotidianamente nelle scuole, incontriamo genitori, insegnanti, e tutti i giorni nelle scuole, ma anche con campagne come Una Vita da Social. A proposito di scuola, allora noi vogliamo concludere con uno spiraglio positivo. Vi mostriamo questo progetto Benessere Digitale indirizzato proprio alle scuole come questa scuola milanese. Grazie ai nostri ospiti. Grazie. Grazie. A voi. Grazie. Grazie. A giocare un ruolo decisivo è anche la scuola. Il liceo Erasmo da Rotterdam a Sesto San Giovanni partecipa al progetto Benessere Digitale, finanziato dal Ministero dell'Istruzione. Oltre al referente per il cyberbullismo, qui i ragazzi fanno dei veri e propri corsi di educazione digitale, sviluppati dall'Università Bicocca e gestiti dagli stessi docenti. Il progetto Benessere Digitale è un progetto che ci ha permesso di lavorare con piccoli gruppi di studenti sull'uso proficuo e positivo delle nuove tecnologie, di individuare quali sono i pericoli, quali possono essere le problematiche e superarle. Ci sono quattro moduli che hanno la finalità di riflettere intorno al tempo, alle risorse che sono presenti in rete, alla costruzione di contenuti che si possono proporre in rete. La tendenza non è quella di essere giudicanti, ma semmai portare gli studenti a riflettere intorno all'uso e all'impiego delle tecnologie e nello specifico dello smartphone. Senti, ti è mai capitato di imbatterti magari con Telegram in qualche chat brutta dove, che ne so, ci sono video splatter, cose schifose da guardare? Di particolarmente brutto no, per quanto sia risaputo che appunto su Telegram per l'anonimato eccetera girino quelle cose, se non le cerchi difficilmente le trovi casualmente. Sono comunque canali specifici che vanno cercati, alla fine Telegram è un servizio di messaggistica, se te non ti iscrivi in un canale le notifiche di quel canale non arrivano.